Bagalini, Micozzi, Marinangi, proprio che è andato via, quindi, e Giorgio De Vecchis. Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale dell'11 settembre, un Consiglio Comunale all'insegna del nuovo impianto audio-video della nostra sala consiliare. Cerchiamo di avere un po' di pazienza se dovessimo rallentare nei lavori del Consiglio Comunale perché abbiamo anche l'assistenza del tecnico che ci ha fornito l'impianto e anche dei nostri tecnici dipendenti comunali. Passo la parola al segretario per la verifica del numero legale e i consiglieri presenti. Prego, segretario. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Bagalini, Barlocci, Bottiglieri, Canducci, Capriotti, Carboni, De Ascanis, De Renzis, De Vecchis Giorgio, De Vecchis Simone, Fanini, Gaetani, Laghi, Mancaniello, Marchegiani, Marinangeli assente, Merli, Micozzi, Muzzi, Novelli, Pasquali, Piunti Elena, Piunti Pasqualino, Spazzafumo e Traini. 24 presenti ed un assente, il numero legale è raggiunto. Presidente, le passo la parola. Grazie segretario. Lui con ah, verde, allora. Prego. Presidente, buon pomeriggio a tutti. Vorrei, se accogliete questa mia richiesta, fare un minuto di silenzio in ricordo e memoria del consigliere e assessore al commercio, Costantino Braccetti, che lo scorso 24 agosto è scomparso. Bene, accogliamo penso la richiesta del consigliere Novelli, un minuto di raccoglimento. Bene, grazie, riprendiamo i lavori. Allora, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, devo fare quattro comunicazioni. Allora, in ordine di protocollo e di arrivo, ovviamente. Comunico che con protocollo numero 0068614 del 6 settembre 2023, il gruppo misto indica come nuovo capogruppo consigliare il consigliere De Vecchis Giorgio. Comunico altresì che con PEC del 9 settembre 2023, protocollo numero 69975 dell'11 settembre 2023, la consigliera Marchegiani Annalisa annuncia il passaggio dal gruppo consigliare Europa Verde Rinasci San Benedetto del Tronto, San Benedetto al gruppo misto. Mi sono arrivate due lettere, due PEC, una della consigliera Barlocci, una richiesta urgente di interrogazione. Un'interrogazione urgente che
pur non rilevando una piena urgenza, l'assessore Sanguigni si rende disponibile a trattare l'argomento, considerato anche che gli uffici hanno prodotto subito i documenti, considerato poi che il consiglio di oggi ci sono diversi punti, quindi il prossimo sarà un consiglio sicuramente più corposo, per cui diciamo accogliamo la richiesta della consigliera Barlocci, così come c'è un ordine del giorno del consigliere Paolo Canducci che pone attenzione alla solidarietà della popolazione del Marocco che è stato devastato da una forte scossa di terremoto, e anche questa la discuteremo, è accoglibile in quest'ordine. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente tratteremo l'ordine del giorno, poi l'interrogazione della consigliera Marcheggiani, poi l'interrogazione della consigliera Barlocci e ultimo il punto all'ordine del giorno, quella dell'ospedale di comunità. Allora andiamo per ordine e andiamo al voto per l'approvazione verbali seduta precedente del 24/7/2023. Apriamo la votazione. Barlocci, Canducci e Bagalini al voto. Chiudiamo la votazione. 24 voti favorevoli, il Consiglio approva. Possiamo dire sì, perfetto. Allora, adesso la parola al consigliere. Aspetta. Allora, adesso trattiamo l'ordine del giorno terremoto Marocco. Consigliere Canducci, dovreste prenotarsi per poi relazionare. Perfetto. Prego. Buonasera a tutti. Ordine del giorno. Il Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto. Premesso che la notte tra l'8 e il 9 settembre il Marocco è stato devastato da una forte scossa di terremoto, in particolare la regione di Marrakech. Le vittime ad oggi sono purtroppo migliaia. Considerato che i soccorsi stanno affrontando enormi difficoltà a raggiungere le zone più colpite e la popolazione ha bisogno di aiuti per affrontare l'emergenza oggi e la ricostruzione domani, si impegna a esprimere solidarietà alla popolazione del Marocco inviando una nota all'ambasciata in Italia, a devolvere, anche passando attraverso canali attivati dal governo italiano, il gettone di presenza della seduta odierna alle associazioni e le organizzazioni non governative che operano sul territorio e che in questi giorni si stanno impegnando per prestare i primi soccorsi alla popolazione colpita dal terremoto. Impegna il sindaco e la giunta comunale a devolvere singolarmente una somma corrispondente al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e a individuare in sede di approvazione del prossimo bilancio di previsione un capitolo destinato alla solidarietà stanziando una somma minima di 10.000 euro. Grazie consigliere Canducci. La trova è tolta. Adesso se ci sono prenotazioni abbiamo 3 minuti a consigliere sull'ordine del giorno urgente. Se non ci sono prenotazioni passiamo direttamente alla votazione. Fabrizia, passiamo alla votazione.
Pasquali. Manca il voto Pasquali. Chiudiamo la votazione, adesso la chiudo io. Devo votare eliminata subito in questo caso? No. Allora, 24 voti favorevoli, il Consiglio approva. Chiudi. Ok. Punto vicino. Perfetto. Allora, consigliera Marcheggiani, sì, si prenote. Allora, interrogazione a iniziativa delle consigliere comunali Annalisa Marcheggiani, Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci, ad oggetto composizione nucleo di valutazione. La parola alla consigliera Marcheggiani Annalisa. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Do lettura dell'interrogazione avente ad oggetto la composizione del nucleo di valutazione. Premesso che con delibera di giunta comunale numero 195 del 20 settembre 2022 la giunta, valutate le istanze di candidature ammesse a procedura, ha nominato quali componenti esterni del nucleo di valutazione i signori dottor Paolo Braccini e dottor Luca Ricciotti, stabilendo altresì la misura del compenso pari ad euro 4.948,32 ciascuno e così per complessivi euro 9.896,64 a valere sulle risorse disponibili già stanziate. Che in virtù di tali nomine il nucleo di valutazione risulta essere composto dal dottor Stefano Zanieri, segretario generale e presidente, e dai componenti esterni Braccini e Ricciotti, tutti appartenenti al solo genere maschile. Considerato e rilevato che, come riportato nella citata delibera, i componenti del nucleo di valutazione sono chiamati a svolgere un ruolo di primaria importanza nel processo di riforma e miglioramento delle performance nelle pubbliche amministrazioni locali, un ruolo cruciale di contributo ad una gestione efficiente di processi e attività e dunque al miglioramento dei servizi pubblici, e che per consolidata giurisprudenza in tutti gli organi collegiali di comuni e province, siano esse giunte o organi collegiali non elettivi, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, in ragione di quanto premesso, considerato e rilevato, si interroga il sindaco chiedendogli di riferire se e quando intende con sollecitudine porre rimedio a questo errore, provvedendo a rimuovere uno o entrambi i componenti esterni a procedere con adeguata nomina di almeno un membro di sesso femminile. Grazie. Grazie consigliera Marcheggiani. Aspettiamo un attimo, il sindaco sta firmando di documenti, intanto gli cediamo la parola. Prego, sindaco. In riferimento alla interrogazione ad oggetto composizione del nucleo di valutazione, preliminarmente è utile citare le disposizioni del vigente regolamento del nucleo di valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto, approvato con delibera giunta comunale numero 51 del 2 marzo 2010 e modificato con delibera giunta comunale numero 231 del 24 novembre 2011. L'articolo 2 del regolamento del nucleo di valutazione stabilisce che il nucleo di valutazione è composto come segue: dal segretario generale o dal direttore generale, se istituito, in qualità di presidente, da 2 a 4 componenti scelti tra esperti qualificati in materia economica, finanziaria e controllo di gestione. Il vigente regolamento del nucleo di valutazione del Comune di San Benedetto del Tronto non contiene alcuna disposizione in merito alla rappresentanza di genere. Inoltre, ai sensi del precisato articolo 2 del regolamento, il presidente del nucleo di valutazione non è scelto, ma spetta di diritto al segretario generale in carica.
Negli ultimi 12 anni il regolamento del nucleo di valutazione non è mai stato modificato ed è stato applicato per 3 diversi nuclei di valutazione, nominati da 3 diverse amministrazioni. Con delibera numero 231 del 24 novembre 2011, a seguito di avviso pubblico, la Giunta Comunale ha nominato 2 componenti esperti del nucleo di valutazione, entrambi donne, presieduto prima dalla segretaria generale Pierbattista Fiorella e poi dal segretario generale Antuono Edoardo. Con delibera numero 41 del 31 marzo 2017, a seguito di avviso pubblico, la Giunta Comunale ha nominato 2 componenti esperti del nucleo di valutazione, un uomo e una donna, presieduto prima dal segretario generale Antuono Edoardo e poi dalla segretaria generale Scarpone Maria Grazia. Quest'ultimo nucleo di valutazione è rimasto in carica fino alla scadenza del mandato del sindaco Piunti. Essendo scaduto il precedente nucleo, un anno fa è stato nominato il nucleo di valutazione attualmente in carica, la cui durata è stata stabilita di 3 anni. Con deliberazione numero 195 del 20 settembre 2022, a seguito di avviso pubblico, la Giunta Comunale ha nominato Braccini Paolo e Ricciotti Luca, componenti esperti del nucleo di valutazione, presieduto dal segretario generale Stefano Zanieri, quale presidente di diritto ai sensi regolamento. È importante precisare che la scelta dei componenti esperti del nucleo di valutazione è avvenuta a seguito di avviso pubblico a cui hanno risposto 13 persone. Delle 12 domande ammesse alla selezione, 10 sono state presentate da uomini e soltanto 2 da donne. La selezione è avvenuta valutando i curriculum dei 12 candidati che hanno presentato la domanda e che sono stati ammessi alla selezione. Dall'esame e dalla valutazione dei 12 curriculum, la Giunta Comunale ha ritenuto il dottor Paolo Braccini e il dottor Luca Ricciotti i profili idonei per l'incarico da svolgere, quali componenti esterni del nucleo di valutazione. Entrambi sono stati iscritti nell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione delle performance del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed entrambi hanno maturato esperienza professionale come componenti di organismi indipendenti di valutazione o di nuclei di valutazione. La nomina dell'attuale nucleo di valutazione non è legata al mandato del sottoscritto sindaco ma scadrà fra 2 anni. Considerato che il vigente regolamento è vecchio di 12 anni e non è stato mai adeguato, è senz'altro opportuna una sua rivisitazione. Prego, consigliera Marcheggiani, per la replica. Diventare rossa. Ah, grazie, sindaco, per la risposta. Io chiaramente replico anche a nome delle firmatarie, le mie colleghe Bottiglieri e Barlocci. Allora, la risposta che lei mi ha dato, sindaco, per carità, mi ha elencato il regolamento. Il problema, che è poi la ratio dell'interrogazione, è che il regolamento non è adeguato alla legge. Ora, non è che dobbiamo fare lezioni di diritto sulla gerarchia delle fonti, no? Però parliamo della legge sulla parità di genere, la 215 del 2012, che ha modificato la norma del TUEL, che dispone proprio il contenuto di statuti comunali e provinciali, proprio con riferimento alle pari opportunità, e che in particolare ha previsto, modificandolo, sostituendo la parola promuovere con la parola garantire, quindi gli statuti e regolamenti dei comuni devono garantire e non più semplicemente promuovere, come era nel testo previgente, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali non elettivi di comune, province, nonché enti, aziende, istituzioni ad essi dipendenti. Quindi questa è una legge. Si applica anche al comune di San Benedetto del Tronto, la legge dello Stato. Non è che perché il regolamento, contrariamente alle disposizioni di legge che è entrata in vigore a dicembre 2012 e che entro 6 mesi dall'entrata in vigore, come da disposizione del TUEL,
doveva essere adeguato il regolamento, quindi entro il 26 giugno 2013, che si può continuare a far finta di nulla. Non è che se le precedenti amministrazioni non hanno fatto, e allora questa può continuare a non fare, nominando un organismo fondamentale come il nucleo di valutazione, che ha una importanza strategica nella valutazione delle performance, sulla base di un regolamento che non è adeguato alla legge. Poi io volevo giustamente anche sottolineare, no, al segretario che ha fatto, e devo dire mi ha dato tutti i curriculum che io ho letto, e che ho potuto valutare bene, in quanto ai sensi dell'articolo 7 dell'avviso pubblico è il segretario dottor Zanieri che è presidente del nucleo di valutazione per regolamento, ma che è anche responsabile della RPCT, quindi prevenzione, corruzione e trasparenza, responsabile dirigente, però ha istruito queste pratiche, ma nessuno si è accorto che questo regolamento dall'anno 2013 non rispetta la legge. E la cosa che mi ha meravigliato a me e alle mie colleghe con le quali ci siamo confrontate è stata proprio la composizione della giunta, no? Questa giunta nella quale le tre assessore, quindi sindaco, le sue tre collaboratrici che siedono di fianco a lei, che hanno appunto votato questa delibera, questa composizione tutta al maschile, sono proprio le tre consigliere che siedono e rivestono il ruolo in virtù delle quote rosa. Però evidentemente questo è il comune dove la legge non si applica, o comunque, sai, non è stata applicata per 10 anni, adesso che vogliamo, no? Le tre consigliere, che pretese? Però evidentemente le quote rosa, le pari opportunità si rispettano in taluni casi e non in altri. E comunque vorrei sapere, no, anche in ordine alle valutazioni dei curricula, io li ho letti tutti e vorrei sapere sulla base di quale valutazione è stata esclusa e la dottoressa Elisabetta Cattini, che è una donna competente, laurea 110 cum laude, con esperienza, anche lei scritta, esperienze specifiche e competenze, che è stata chiaramente preferita magari al dottor Ricciotti, per carità, pur bravo, è sicuramente competente, ma già solo il titolo di laurea è 91-110. Ma mi piacerebbe anche sapere come e sulla base di quali criteri si è preferito, per esempio, il dottor Paolo Braccini, che ha un curriculum degnissimo e di tutto rispetto però al professor, perché io direi professor se uno legge il curriculum, il dottor Edoardo Barusso, ha un curriculum non di tutto rispetto, direi che è pari a Braccini per competenze, partecipazioni in nuclei. A un certo punto li volevamo contare e abbiamo visto che sballavamo proprio cifre importanti, solo che il professor Barusso è anche stato segretario comunale per diversi anni, ha una specialistica in diritto amministrativo e degli enti locali, una pubblicazione, un elenco di pubblicazioni universitarie che veramente lasciano, diciamo, stupiti. Quindi su queste valutazioni dei curricula io qualche riserva ce l'avrei. In ogni caso, è vero che il regolamento non è adeguato, è vero che lo è dall'anno 2013, è anche vero però che nel precedente nucleo di valutazione una donna c'era ed era la dottoressa Felici, quindi di fatto quantomeno la parvenza si rispettava. Tra le altre cose, l'articolo 4 prevede espressamente che un componente possa essere anche revocato anticipatamente, perché il Comune di San Benedetto non ha sposato nessuno, soprattutto quando opera delle valutazioni non corrette e non rispondenti alla legge, come l'esclusione della dottoressa Cattini.
perché tra l'altro il regolamento e finanche l'avviso pubblico non impone un criterio di territorialità, per cui sicuramente magari la preferenza tra il dottor Paolo Braccini e il professor Barusso è che forse Barusso neanche sa dove sta la città di Loreto. E allora io dico che non possiamo andare a fare queste nomine da una giunta comunale in cui siedono nella qualità tre assessore che rivestono il ruolo in virtù delle quote rosa. Io mi aspetto, e anche le mie colleghe insieme tutte ci aspettiamo, che il regolamento venga immediatamente modificato, che ai sensi dell'articolo 4 si può procedere anche a una revoca anticipata con decisione motivata dell'incarico, e in ogni caso questo regolamento va adeguato alla legge di Stato applicabile anche alla città di San Benedetto. Chiudo questo intervento ricordando il principio costituzionale della continuità. Quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto nel passato non autorizza nessuno a non applicare la legge dello Stato, perché oggi c'è questa amministrazione e questa amministrazione deve risolvere i problemi. Quindi, Sindaco, prenda questa nostra interrogazione come come l'aver dato rilievo e risalto a un regolamento che chiaramente va adeguato alla legge, e spero che ci siano anche con sollecitudine azioni per fare la modifica di tutti i regolamenti, vedasi quello sui contributi e tanti altri che sono regolamenti da rivedere. Grazie. Grazie consigliera Marcheggiani. Allora, adesso interrogazione a firma della consigliera Luciana, firma la consigliera Luciana Barlocci. Torna sul punto di G. Perfetto. Grazie, abbiamo l'assistenza. Un attimo, consigliera Barlocci. Allora, un attimo. Interrogazione urgente a firma della consigliera Luciana Barlocci, avente per oggetto approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Benedetto del Tronto, l'ISC del Comune di San Benedetto del Tronto, scuola primaria, le cooperative Veritatis Splendor ed a piccoli passi per la coprogettazione e la cogestione del servizio di dopo scuola. Se si prenota un attimo, consigliera Barlocci. Perfetto, prego consigliera Barlocci. Grazie Presidente e benvenuti a tutti. Al Sindaco Antonio Spazzofumo, all'Assessore Andrea Sanguigni, al Presidente del Consiglio Aldo Fanini. Oggetto interrogazione urgente a risposta orale in Consiglio Comunale. Considerato che in data 5 settembre 2023 è stata emanata la determina dirigenziale avente per oggetto approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Benedetto del Tronto, gli ISC del Comune di San Benedetto del Tronto, scuola primaria, e le cooperative Veritatis Splendor e a piccoli passi per la coprogettazione e cogestione del servizio di dopo scuola, si chiede al Sindaco se è a conoscenza della modalità utilizzata dall'ente per definire i vincitori del progetto di cogestione e il metodo utilizzato da cui è scaturito l'importo delle rette a carico delle famiglie. Grazie. Grazie consigliera Barlocci. La parola all'assessore Sanguigni. Prego assessore. Grazie Presidente, grazie consigliera Luciana Barlocci. E banalmente si potrebbe rispondere semplicemente alla domanda, però immagino che non basti un sì o due sì, ma vada un po' argomentata la risposta, per cui leggerò degli appunti che contengono comunque date e riferimenti ben precisi a leggi e determinazioni dirigenziali. Innanzitutto, come
preme ricordare come il servizio dopo scuola, previsto in quei pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico, consiste nell'attività di assistenza ai compiti, allo studio in gruppo e anche attività ludiche e ricreative organizzate secondo un programma annuale. E pertanto è un servizio cosiddetto opzionale, il quale, su richiesta dell'ISC Centro, il Comune di San Benedetto del Tronto, in spirito collaborativo con l'ISC Centro e con tutti gli ISC cittadini, in quanto servizio non di competenza strettamente comunale, il dopo scuola dell'ISC Centro, ricordiamo, si è fatto carico dell'individuazione dei soggetti che dovranno porre in essere questo servizio, ma per tutti gli ISC, non solo per l'ISC Centro, studiando in collaborazione con gli ISC stessi le modalità opportune per garantire questo servizio. Come rimarcato nella determinazione a contrarre numero 361 del 14 aprile 2023, l'unico compito affidato allo scrivente ente, si ribadisce, è quello di farsi carico dell'individuazione del o dei soggetti che dovranno porre in essere il servizio, studiando in collaborazione con gli ISC stessi le modalità opportune per garantire tale servizio anche in termini di sostenibilità economica. Per l'individuazione delle cooperative si è utilizzato l'istituto della coprogettazione, normato dall'articolo 55 del decreto legislativo numero 117 del 2017. In particolare all'articolo 55, terzo comma, prevede che la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni ben definiti. Naturalmente anche la coprogettazione ha delle sue regole e prevede l'emanazione di un avviso pubblico, il bando è stato pubblicato il 14 aprile scorso, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del terzo settore che si pongano come enti attuatori in coprogettazione e cogestione con l'ente stesso e di soggetti interessati, in questo caso gli ISC, al fine di concretizzare e realizzare tale progetto in maniera dettagliata, nonché per la successiva organizzazione, gestione e implementazione dei servizi, interventi e attività previste dal progetto. Come prassi consolidata di ogni avviso pubblico, a seguito della presentazione delle istanze di partecipazione, in tal caso da parte di due cooperative, Verità di Spendor e A Piccoli Passi, con relative proposte progettuali è stata nominata una commissione, determinazione dirigenziale 351 del 23 maggio scorso, la quale in tre sedute, verbali già consegnati a lei consigliera con apposita richiesta di accesso agli atti, ha valutato i due progetti assegnando i relativi punteggi finali che hanno pertanto scaturito la graduatoria definitiva. A seguito di ciò, con determinazione dirigenziale 669 del 14 giugno, sulla base della graduatoria scaturita a seguito dei giudizi espressi dalla suddetta commissione, si è dato avvio con entrambe le cooperative all'attività di coprogettazione, dando atto che la prima classificata avrà il diritto di cogestire due dei tre ISC da confermare in sede di coprogettazione. In sede di coprogettazione, alla cooperativa Verità di Splendor è stata affidata la gestione del servizio presso ISC Nord e ISC Sud, mentre la cooperativa Piccoli Passi andrà a gestire l'ISC Centro, come in realtà faceva già in precedenza, proprio per offrire continuità didattica. Nell'ambito della coprogettazione sono state altresì definite le linee comuni di gestione del servizio con o senza mensa, livello di rapporto educatore-alunno che in genere è da 1 a 7, e il relativo tariffario unitario mensile a carico degli utenti da corrispondere direttamente alle cooperative. E poi ho una tabella che riassume le tariffe mensili per frequenza di un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni o cinque giorni a settimana, con o senza servizio di mensa, perché con la mensa naturalmente c'è bisogno di un'ora e mezza di assistenza in più da parte cooperativa, senza mensa c'è bisogno di minore assistenza. Faccio degli esempi, un giorno a settimana sono 60 euro al mese, compresa l'assistenza durante la mensa, e 220 euro al mese, 5 giorni a settimana, con mensa. Senza mensa sono 45 giorni, una frequenza di un giorno a settimana,
e 180 euro 5 giorni a settimana. Tale tariffario è frutto di un incontro tra le cooperative che garantiranno il dopo scuola, in essere secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale volte a garantire un servizio a prezzi calmierati, con tariffe in ogni modo univoche per non incorrere in differenziazioni tariffarie in base agli ISC. Un lavoro non semplice, posto in essere con il supporto degli uffici politiche sociali. Tali tariffe, con le convenzioni definitive, sono state approvate con determinazione dirigenziale 1025 del 9 maggio. Le convenzioni saranno sottoscritte a giorni. La differenziazione tra il servizio con mensa e senza mensa è dovuta al fatto che l'ISC Sud, che ha individuato la scuola Spalvieri come sede del doposcuola, non ha attualmente adibita la mensa, per cui ci lavoreremo probabilmente il prossimo anno, i prossimi anni, per capire come fare per garantire il servizio mensa anche agli alunni dell'ISC Sud, però attualmente non è previsto e quindi è stata necessaria la differenziazione. Si fa presente infine che il Comune si farà carico dell'eventuale necessaria assistenza in caso di utenti disabili e che per ogni ISC lo stesso si è riservato l'attivazione di numero 3 posti gratuiti su indicazione del servizio sociale professionale. Grazie. Grazie consigliere, grazie assessore Sanguigni. La replica alla consigliera Barlocci. Prego. Grazie assessore Sanguigni, è stato molto dettagliato, credo che i colleghi consiglieri conoscessero anche la determina dirigenziale. La prima cosa che si evince, assessore, già a guardare la determina, purtroppo è il notevolissimo aumento dei costi che subiranno le famiglie. Come lei ha ricordato, non ci saranno interventi comunali dell'ente, perché l'ente in questo caso diciamo che ha fatto da tramite, perché in realtà le famiglie pagheranno poi direttamente alle cooperative. Il carattere di urgenza, Presidente, che lei dice non era tanto urgente, glielo smentisco, perché il 10 agosto è stato comunicato agli ISC e mi hanno dato copia che le convenzioni sarebbero state firmate la prima di settembre. Siccome siamo l'11, lei capisce che fino al 23 non si poteva aspettare, però la ringrazio, anzi ringrazio anche l'assessore Sanguigni. Il problema, assessore Sanguigni, è che qui ci troviamo con famiglie che subiranno, perché diciamo la fascia dei bimbi che parteciperanno, in genere hanno partecipato ai dopo scuola, sono quelli che in genere restano a mensa, e le dico che abbiamo un aumento del 45% rispetto all'anno scorso. Se fanno due volte, se fanno tre volte, che è la casistica più importante, subiscono le famiglie il 59% di aumento, che non è giustificato con nulla, perché noi calcoliamo l'inflazione, la famosa forchetta 8-11%, lei mi insegna che il 59% non è una forchetta, è praticamente una voragine. E il discorso qual è? I dopo scuola, che sono nati per diciamo una decina, 11 anni fa, per volere dell'allora dirigente dell'ISC Centro, che collaborando con il comitato di quartiere, che aveva evidenziato la necessità di dare una mano alle famiglie, a pagamento chiaramente, perché le famiglie avevano difficoltà a gestire i bambini della scuola, i compiti, i genitori che lavorano, nonni che non sono in grado. Un servizio sicuramente apprezzato, anche diciamo a dei costi sopportabili per le famiglie, perché poi dopo scuola ce ne sono anche di privati con dei costi completamente diversi. Per cui questo è il primo punto che salta all'occhio. 45% di aumento, 59%. Perché io ho interrogato lei e il sindaco sul come? Perché è vero quello che dice lei, che
l'ente fa, diciamo, un pochettino da passacarte. Adesso li svilisco perché, voglio dire, loro hanno fatto un bando, noi lo chiamiamo bando, in realtà diciamo che è un avviso pubblico di una progettazione molto particolare, molto complesso, che evidentemente ha portato qualcosa voglio dire, non molta chiarezza, se permette, perché questo lei l'avrà letto, sicuramente c'è qualcosa che non va. Che succede? A questo avviso partecipano in due, la cooperativa Piccoli Passi e la cooperativa Veritati Splendor. Partecipano in due e poi, voglio dire, i progetti vengono valutati. Il problema è che su questo bando non si possono mettere i prezzi da applicare, perché chiaramente, si evince chiaramente all'articolo 4, ed è molto chiaro, è l'articolo 7, dove praticamente l'ente, il Comune di San Benedetto, parla di costi, per cui chiede tutto, i costi della cooperativa, il costo della cooperativa è il personale, la significazione, tutto quello che è il mondo del lavoro in quelle ore. Chiaramente non può comprendere l'affitto, perché quello è la scuola è nostra, voglio dire, le utenze le paghiamo noi. Che cosa succede? Che da una parte, se lei ovviamente le ha viste queste cose, io penso che siano saltate all'occhio anche a lei, perché allora da una parte c'è una cooperativa che fa un piano economico finanziario al centesimo, 1, 2, 3, 4 e 5. L'altra cooperativa non presenta nessun piano economico finanziario, mette delle cifre settimanali, fra l'altro altissime, però nonostante questo, per quello le dico, evidentemente c'è stato qualche refuso, evidentemente non lo so se è stato fatto di fretta, perché nelle valutazioni al 2.2, l'efficacia delle modalità operative, la cooperativa che non ha presentato nulla è quella che doveva essere valutata a zero. Per questo io confido nel lavoro, però estate, le corse eccetera, quella cooperativa aveva zero nel piano economico finanziario perché il documento non è stato presentato. Invece ha addirittura un punteggio più alto rispetto a quello che la presentate. Ma il discorso qual è? Come siete arrivati? Avete concordato fra di voi? Verbali non ce ne sono. Perché? I prezzi della Veritatis Splendor sono molto più alti di quelli che voi avete scritto sulle convenzioni. Ma i prezzi dell'altra cooperativa, per intenderci quella che ha giudicato un solo plesso, voglio dire, sono gli stessi dell'anno scorso. Allora, il discorso qual è? Assessore, tutto può succedere, lei è molto impegnato, i suoi collaboratori nel settore sono impegnati, io le dico che questo bando c'ha qualche problema, l'assegnazione ce n'è anche di più, ma tutto questo, benché non si configuri un danno erariale, perché di fatto il Comune di suo ci ha messo i dipendenti che hanno lavorato a questa cosa, il danno lo fanno alle famiglie, ed è un danno serio. È un danno serio. Le famiglie che sono state, che quest'anno, e si prevede un autunno non facile, aumenti di prezzi, di bollette, di tari, di bollette acqua, libri che aumentano, noi non possiamo gravare sulle famiglie il 45% di aumento, assessore. Cioè è insostenibile una cosa del genere. Allora, lo sa cosa succederà? Che le famiglie non vengono qui a lamentarsi, perché il Comune ha fatto da tramite. Ma se il Comune la prima volta che fa da tramite succede una cosa del genere, qualcuno si chiede, vabbè, era meglio che le cooperative con l'ISC, voglio dire, facessero per conto loro. Allora, il ragionamento qual è? Sa cosa succederà?
succederà che le famiglie rinunceranno al dopo scuola. E noi sappiamo invece che valenza educativa ha il dopo scuola, perché se noi, voglio dire, diciamo, si parte dal basso, le scuole elementari, insomma, voglio dire, tutta quello che è la formazione, loro rinunceranno. Loro rinunceranno, amen, non ci andranno, non lo so come faranno, oppure si dovranno fare ulteriori sacrifici. Cioè, il problema è che non siamo stati noi, ma siamo stati noi, perché l'aggiudicazione di fatto l'ha fatta il Comune di San Benedetto del Tronto, non è che l'ha fatta qualcun altro. Per cui io la invito, Assessore, perché... Allora, qui sarebbe stato necessario che lei quantomeno, visto che la storia è cominciata illo tempore, penso forse un anno fa, prima di tutto che si facesse una commissione, e la commissione c'è da farla prima che si firmino le convenzioni. Le famiglie non possono sopportare anche questo, perché lei lo sa, è un circolo vizioso. Nel senso, la famiglia che non ce la fa, sempre a lei viene a bussare, perché, voglio dire, no, lei è il famoso avamposto del sociale, per cui, allora, lei dovrebbe cortesemente, se non lo fa lei, bisogna che glielo chiediamo noi, di fare una commissione su questa cosa, se volete a porte chiuse, perché mi è stato scritto che le convenzioni, no, che i progetti hanno non so che tipo di carattere di segretezza, anche senza gettone non è un problema, e valutare, cioè prima che si facciano le convenzioni dobbiamo vedere se realmente la seconda cooperativa, la prima cooperativa che è arrivata, avesse il punteggio giusto. Cioè, voglio dire, io spero che lei ci metta mano subito. Adesso non lo so, vedo che stava sorridendo, non so se... voglio dire, trova la cosa. Io posso contare sul fatto che lei chieda di convocare la commissione al consigliere Pasquali nel più breve tempo possibile, prima di firmare le convenzioni? No, ho fatto una sollecitazione, adesso vedrà lui, non è che può rispondere. Ok. Il problema resta e lo dovete affrontarlo assolutamente. Grazie consigliera Barlocci. Allora, vediamo. Perfetto. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, accordo di collaborazione ex articolo 15 legge 7 agosto 1990, numero 241, per la realizzazione dell'edificio adibito a casa della comunità e ospedale di comunità di San Benedetto del Tronto, indirizzi per la permuta dell'area di via Sgattoni e dell'immobile di via Romagna, approvazione schema modifico del piano delle alineazioni. Su questo caderibio c'è anche un emendamento che l'assessore Gabrielli adesso ci illustra, sia diciamo, la delibera che anche l'emendamento. La parola all'assessore Bruno Gabrielli. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Oggi diciamo che fissiamo un punto importante, che è quello che è iniziato nel febbraio del 2022 con l'ospedale di comunità e la casa di comunità. Ricorderete che ci sono state delle delibere fatte appunto da questo consiglio comunale per portare avanti la realizzazione di questa importante struttura. Difatti, con questo accordo, che ha appunto come oggetto la realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto, mediante la costruzione di un nuovo edificio localizzato in un'area pianeggiante nei pressi dell'Istituto Superiore Capriotti, attualmente di proprietà comunale, censito al foglio 24, particelle 8 e 70 e 8 e 71 del catasto terreni,
con definizione delle modalità della permuta dei diritti reali sulle aree descritte in premessa. Diciamo che il discorso e il richiamo alla permuta è un qualcosa che questo Consiglio Comunale tutto si auspicava si potesse in qualche maniera concretizzare e realizzare. E a tal proposito io mi sento in dovere di ringraziare i nostri uffici, gli uffici che si sono adoperati per lavorare su questo obiettivo, quindi l'ufficio urbanistica e l'ufficio dei lavori pubblici, nello specifico tramite i loro dirigenti, l'ingegner Bellucci e l'architetto Gian Tomassi, ma tutte le anche le altre risorse che si sono adoperati per concretizzare questo risultato. Un risultato che inizialmente sembrava un po' una chimera, ma che con la creazione di un apposito tavolo tecnico siamo riusciti appunto a dare forma e concretezza a questa volontà. Ovviamente ringrazio l'AST, soprattutto nella persona del nuovo direttore dell'area vasta, la dottoressa Natalini, che è arrivata a luglio inoltrato, si è subito fatto carico di questa materia e ha fatto sì che questo tavolo potesse procedere speditamente. E quindi eccoci oggi a ragionare sui termini di questa permuta, una permuta che abbiamo avuto modo, per chi ha assistito alla Commissione Consiliare Congiunta Urbanistica e Lavori Pubblici, di apprenderne le modalità. Di fatto, come dicevo in quella circostanza, la nostra città, grazie anche alla Regione Marche, riesce a portare a casa degli investimenti importanti. Innanzitutto quello a casa della comunità e ospedale di comunità, parliamo di un investimento di oltre 8 milioni di euro. E poi, attraverso la permuta, portare a casa un'area, un edificio, che ad oggi viene valutata dall'Agenzia delle Entrate con un valore di 910.000 euro. Quindi ecco, è una operazione che di fatto porta in campo dei valori prossimi ai 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le modalità, come ben già sapete, noi andremo a cedere subito il diritto di superficie sul terreno di via Sgattoni all'AST, proprio per permettere di realizzare la struttura. Una struttura che dovrà essere realizzata rispettando quelle che sono le tempistiche previste dal PNRR, quindi entro o non oltre il 2026. A fronte di questa concessione che l'amministrazione comunale farà, di contro quest'ultima riceverà in permuta, appunto, in maniera differita, tra 48 mesi, la proprietà dell'immobile di via Romagna. Faccio una piccola parentesi, è un po' un destino che si rincorre, perché nel 64 quel terreno che era stato acquistato dall'amministrazione comunale e dalla famiglia Trevisani venne dato in permuta all'allora INAM, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, venne dato in permuta per l'edificio sito in via Paolini. E oggi, a distanza di tanti anni, ritorna al comune attraverso una permuta. Quindi è un po' un destino che in qualche modo si rincorre. Per quanto riguarda l'aspetto delle perizie, sapete già che appunto tutte e due gli immobili sono stati periziati dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate che ha rilevato un valore, per quanto riguarda la palazzina di via Romagna, di 910.000 euro e un valore per il terreno sito in via Sgattoni di 510, se non ricordo male, 510.000 euro. Fatto sta, ecco, che c'era un differenziale tra l'uno e l'altro di 357.000 euro,
Quindi il lavoro che è stato fatto dal tavolo tecnico è stato quello appunto di ragionare intorno a questa differenza, per capire bene effettivamente se effettivamente c'era la possibilità di colmarla e come. Quindi ragionando abbiamo, e la AST ha preso atto del fatto appunto che questa proprietà ci arriverà non prima di 48 mesi. Quindi diciamo che mentre il diritto di superficie viene ceduto subito, la proprietà dell'immobile della, di Via Romagna arriva tra 48 mesi. E quindi abbiamo inteso andare a pesare e a misurare questa indennità per il differimento dell'entrata in possesso. E attraverso un calcolo finanziario basato su tasso Euribor, che è stato valutato al 4,06%, è stato, diciamo così, concretizzata questa indennità per un valore di 157.000 euro. Poi si è tenuto conto di altre esigenze che ovviamente questa struttura realizzando di cui avrà necessità, e quindi anche di tutto un discorso legato alle opere viarie e anche alla necessità di dotare dei parcheggi ad uso esclusivo appunto della struttura, ma ad uso esclusivo della cittadinanza, quindi di chi poi andrà a frequentare questa struttura. E ragionando anche su questo si è rilevato congruo dotare, appunto, assicurare 38 posti auto, che abbiamo ovviamente indirizzato in maniera, come dire, in prima battuta legando appunto questa previsione alla realizzazione del nuovo ospedale di San Benedetto. Quindi un'operazione ovviamente che probabilmente, se non sicuramente, arriverà oltre e quindi dopo che la casa di comunità e l'ospedale di comunità sarà stata già realizzata. Quindi, tenendo conto anche di questo, abbiamo comunque assicurato che questi posti auto trovassero allocazione in un'area immediatamente adiacente. E quindi a questi posti auto, come appunto vi ho detto, si è dato un valore alla fine di 199.969.000 euro, sì, andando di fatto ad azzerare quella differenza di 357.000 euro. Quindi diciamo che con questa operazione l'amministrazione comunale, il comune di San Benedetto, porta nel proprio patrimonio questa struttura che sicuramente è strategica. Ovviamente, considerato il fatto che ci sarà bisogno di tempo per la realizzazione, si parla di 4 anni, sicuramente è una dote che questa amministrazione lascia a chiunque poi si troverà a governare tra 4 anni questa città. Siamo certi che sarà una dote sicuramente apprezzata, perché, come dicevo prima, essendo un'area strategica, insomma, ecco, può assolvere a molteplici funzioni, ma questo sarà un problema ovviamente che dovrà affrontare poi la prossima amministrazione. Per il momento noi, come dire, portiamo a casa questo risultato, che non era sicuramente scontato, c'era molto scetticismo. Ecco, tramite un lavoro serio, devo dire, per questo ribadisco gli ringraziamenti che ho fatto all'inizio, siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Ora, Presidente, illustro anche l'emendamento, che è un emendamento che riguarda l'articolo 4, l'ultimo capoverso dell'accordo. Nella versione originale si legge: il Comune si impegna, infine, a mantenere a servizio della collettività l'uso dell'area dell'immobile di Via Romagna a seguito della cessione dei diritti sullo stesso da parte dell'AST e, contestualmente alla cessione dei diritti di piena proprietà sull'immobile di Via Romagna da parte dell'AST di Ascoli Piceno, accedere senza ulteriori corrispettivi, in considerazione della coincidenza dei valori come da stima dell'Agenzia delle Entrate, la piena proprietà dell'immobile di Via Sgattoni all'AST. La versione emendata ha il seguente tenore: il Comune
Si impegna, infine, a mantenere a servizio della collettività l'uso dell'area dell'immobile di Via Romagna, a seguito della cessione dei diritti sullo stesso da parte dell'AST e, contestualmente, alla cessione dei diritti di piena proprietà sull'immobile di Via Romagna da parte dell'AST di Ascoli Piceno, a cedere, senza ulteriori corrispettivi, in considerazione della coincidenza dei valori come risultante dalla stima sintetica differenza valore patrimoniale, la piena proprietà dell'immobile di via Sgattoni all'asta. Ovviamente l'emendamento reca il parere favorevole sia dell'ingegner Bellucci come dirigente dell'area dei lavori pubblici che dell'architetto Gian Tomassi per l'area gestione del territorio e della dottoressa Talamonti come dirigente dell'area risorse. Io per il momento mi fermo qui, do modo ovviamente a tutti voi di partecipare, sono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Grazie. Sì, grazie Assessore Gabrielli. Propongo, se siete d'accordo, un'unica discussione della delibera insieme all'emendamento, ovviamente poi con la votazione separata, però ecco, se no parliamo prima dell'emendamento, poi lo votiamo, poi parliamo della delibera e poi votiamo la delibera emendata. Quindi se siete d'accordo facciamo un'unica discussione, facciamo due votazioni. Il consigliere Più ne annuisce. Siamo d'accordo? Sì, vabbè. Allora, si è prenotata nel frattempo la consigliera Marcheggiani. Gli do la parola. Prego, consigliera Annalisa Marcheggiani. Grazie, Presidente. Ringrazio anche l'assessore per la presentazione della delibera e dell'accordo. E quindi io mi inserisco subito dopo questa disamina, della quale condivido i ringraziamenti ai dirigenti, sia al dirigente dell'urbanistica che al dottor Bellucci dei lavori pubblici, ma diciamo che ritengo doveroso essere un po' più esplicita su quelli che sono, deduco e credo, i ringraziamenti delle risorse. Perché se oggi voi sottoponete a questa amministrazione sottopone al Consiglio la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno e il relativo accordo, che è finalizzato proprio alla permuta con l'AST, lo deve anche a quella risorsa importante che è stata la Commissione Congiunta di Urbanistica e Lavori Pubblici, già in sede di approfondimento della delibera riguardante la cessione del diritto di superficie del terreno di proprietà comunale. E mi riferisco quindi proprio al terreno sito in Ragnola che fu acquisito a seguito di esproprio 30 anni or sono. Giustamente l'assessore ricorda il lavoro serio, perché la commissione ha seriamente lavorato in un percorso, perché appunto si è partiti da quella delibera, da quegli approfondimenti, e in quella sede, in qualità di presidente di commissione urbanistica, avevo già sottolineato le varie questioni, le criticità insite in quella delibera, la poca chiarezza in merito agli accordi intercorsi tra l'allora ASUR e l'amministrazione, tra l'altro di ben poco valore giuridico da parte della ASUR, la mancata specificazione dell'impegno a permutare l'immobile come pagamento del corrispettivo del valore del bene che si concedeva. Avevo anche e soprattutto evidenziato e fermamente contestato, supportata anche da tutti gli altri componenti, il valore che era stato attribuito in quella sede al terreno di proprietà dell'ente come da allegata scheda, che addirittura giungeva in commissione senza la presenza appunto di questa scheda, che valutava il terreno in 109.000 euro, cioè pari al costo di esproprio del lontano 1989, rivalutata all'attualità, per oltre 3.000 metri quadri di terreno. Lo ricordo a tutti che in delibera era destinazione verde pubblico di interesse urbano, ma che ai sensi dell'articolo 56 del decreto legge 2021 numero 77, convertito poi in legge, gode di procedura agevolata senza necessità
di procedere a varianti, eccetera, a un valore di esproprio che era irrisorio. E mi sono opposta per le motivazioni che ho già evidenziato alla dismissione del bene dall'elenco dei beni indisponibili e conseguente suo inserimento in quelli disponibili a quel valore. Già in quella sede, non condividendo la posizione dell'amministrazione, avevo sollecitato la valutazione di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché, muovendo dall'interesse pubblico che entrambi gli enti pubblici sono tenuti a perseguire, sollecitavo unitamente ai componenti delle commissioni, della commissione congiunta, di prevedere anche l'ulteriore alternativa, e cioè che anche a valori diversi si poteva convenire che non vi sarebbe stato alcun conguaglio. Questa è, diciamo, la storia che manca e che mi sono permessa di meglio precisare, perché la delibera che voi oggi sottoponete al Consiglio, ferme le scelte operate dall'amministrazione, giunge dunque al risultato di un accordo di permuta senza conguaglio di danari da parte dell'ente, all'esito di un percorso in cui, con lavoro serio, la commissione congiunta ha lavorato, ha contribuito notevolmente. E il risultato raggiunto in termini diversi è tuttavia apprezzabile, perché appunto si arriva a una permuta così come richiesto dalla Commissione, senza un conguaglio di denari, ma questo risultato, appunto, come ho detto, passa attraverso il contributo significativo della Commissione congiunta. In ordine poi sia alla corretta stima dei beni oggetto di permuta, pur alla luce di quelli che sono stati gli interessi pubblici sottesi da entrambe le parti, e di questo va dato atto. Restano allo stato alcune criticità sulle quali io non voglio soffermarmi più di tanto, perché sono certa che i miei colleghi consiglieri sapranno anche meglio di me riferire, ma certamente l'aleatorietà della previsione, e ancora oggi in delibera, sull'individuazione della famosa area adiacente per gli stalli rimane, come pure rimane la presenza di una scuola con tutte le conseguenze che si verranno a determinare, e quindi questi motivi non mi consentono di votare la delibera. Grazie. Grazie consigliera Marcheggiani, si è prenotata la consigliera Bottigliere Aurora. Prego consigliera. Buonasera a tutti di nuovo. Beh, io riprendo un attimo l'argomento di cui ha già parlato l'avvocatessa Marcheggiani. Vabbè, noi abbiamo ottenuto dei finanziamenti, intanto precisiamolo, dal PNRR che la Regione ha destinato parzialmente anche a San Benedetto, anzi al distretto, perché diciamo parliamo sempre di distretto, a San Benedetto, e poi una parte del fondo viene dalle opere indifferibili del governo. La Regione, tasca sua, niente. Però quello che voglio dire, se voi avete guardato questo progetto, se ve lo siete studiato, io l'ho guardato bene, ho anche contato tante cose. Ci sono delle criticità importanti che sono legate, secondo me, al fatto che comunque quell'area è piccola, e la scelta di aver fatto un'area piccola, perché era l'unica proprietà che aveva il comune di San Benedetto, è dovuta al fatto di non aver coinvolto i sindaci dei comuni limitrofi, che forse potevano avere un'area a più ampio respiro. Perché? Che cosa ha comportato questo? Ha comportato intanto quello che ha già detto la consigliera Marcheggiani, l'ingresso e l'uscita delle macchine di questa nuova struttura su via Sgattoni, davanti alla ragioneria, che voi sapete che negli orari di uscita e ingresso degli studenti quella strada viene chiusa, ok? Quindi abbiamo già un problema. E quando penso all'uscita che era stata fatta di abbattere la ragioneria, di costruirla da un'altra parte, mi viene il dubbio che fosse collegata a questo motivo. I parcheggi.
I parcheggi devono essere rispettati, il numero dei parcheggi in base alla legge Tognoli, e i parcheggi sono stati fatti al piano terra. Al piano terra, avete visto il progetto, ci sono delle colonne, ok? Sotto si parcheggia, quindi una struttura quasi vuota, strutture che si facevano, che si programmavano negli anni 60. Chiaramente non siamo potuti andare sotto, uno perché probabilmente lì c'era un minimo rischio idrogeologico che esce anche dalle carte che ci avete mandato. Due, probabilmente per ridurre la permeabilizzazione, l'impermeabilizzazione del suolo. Bene, è aperto, se piove forse l'acqua scorre via, ok? Poi andiamo ai vari piani. Primo piano dedicato al distretto, ok, ci siamo. Secondo piano dedicato ai medici di base che dovranno costruire la casa di comunità, e arriviamo al terzo piano. Terzo piano è il famoso ospedale di comunità. Avete contato i posti letto? Io l'ho fatto, sono 15. Quindi siamo partiti da 20, ce ne aspettavano 40 in base al numero degli abitanti del distretto. Siamo arrivati a 20 perché non era possibile fare due case di comunità, anche qui per la mancata visione di fare un intervento con tutti i sindaci della zona, va bene. Poi si parlava di 18, adesso siamo scesi a 15. Ma non è finita, non è finita. Manca l'hospice, che è una struttura territoriale. Manca il consultorio, non c'è un'aula schermata per fare le radiografie, quello sono cure intermedie, ci vanno gli anziani, chi si rompe la gamba, chi si rompe l'anca, così, che ha bisogno di quella struttura. Che facciamo? Continuiamo a fare con le autoambulanze invece che per Ascoli, San Benedetto, Lagnola, San Benedetto, Lagnola e avanti e indietro. Io lo considero questo un molto grave. Ancora, manca un piccolo ambulatorio per di chirurgia. Ve lo siete chiesto? Vi siete chiesti che mancano tante cose? Faremo un poliambulatorio con il nuovo distretto, ma non sarà quello previsto dal PNRR, assolutamente, perché non sono i dati del PNRR, cioè quello che il PNRR prevede per la casa e l'ospedale di comunità. Stiamo firmando, state firmando, una delibera monca, è sempre legata al fatto che non abbiamo coinvolto per fare un'azione comune i sindaci dei limitrofi, non abbiamo cercato di riqualificare, scusate, come Presidente di Commissione penso che l'avrò detto 200 volte, non abbiamo cercato di far riqualificare, non ci volevano tanti soldi da parte della Regione, Montefiore e Ripatranzone, che già esistevano sulla carta, e poi forse anche a nord se la meritavano una casa di comunità, anche perché adesso c'è anche un altro problema, che sapete che il medico di medicina generale avrà il ruolo unico. Che cosa significa? Che sarà anche, diventerà, non ci sarà più la guardia medica notturna, ma ci sarà la guardia medica fatta dai medici stessi in una zona che deve essere di prossimità, facilmente raggiungibile e così via. Qui vabbè, non ci sta la stanza per il medico, ma non fa niente, quella si recupera, insomma, tolgono un altro posto letto e ce l'abbiamo, oppure un ambulatorio, vabbè, ce l'avremo, ma servirà soltanto una parte dei medici del distretto del distretto nostro, soltanto la parte dei medici che lavorano a sud. Tutti gli altri già sono penalizzati. Poi un'ultima cosa, io su questa storia degli stalli 38, devo capire qualcosa. La zona individuata, da quello che ho capito, è quella dove verrà costruito il nuovo ospedale, probabilmente, ok? Ma noi avremo delle spese anche lì, avremo delle spese di espropriazione del terreno, ma queste spese sono state valutate? Oppure pensiamo di farlo così? Tanto che in questa delibera c'è scritto che noi già dobbiamo rinunciare fin da ora a qualsiasi pretesa di integrazione e conguaglio sul valore dei costi sostenuti anche dal valore della permuta. E nella permuta ci sono gli 38 stalli. Che vi devo dire? Ci accontentiamo di un
situazione, di una struttura che non è completa, che non è prevista, che non c'è tutto quello previsto dal PNRR, non so se l'avete, andatevelo a leggere, non è prevista, è la stessa cosa che forse avremo su un ospedaletto. Io chiaramente non posso appoggiare una delibera del genere. Grazie. Grazie consigliera Bottiglieri. Non ci sono altre prenotazioni. Consigliere Domenico Novelli, prego. Buon pomeriggio a tutti i colleghi consiglieri, alla Giunta, al Sindaco e a tutti i cittadini presenti e anche a quelli che stanno collegati. Rafforzare la sanità territoriale è una delle lezioni fondamentali che la pandemia ci lascia in eredità. Questa amministrazione con questo atto va in questa direzione. La casa di comunità e l'ospedale di comunità che si andranno a realizzare nell'area di via Sgattoni rappresenteranno un modello organizzativo per l'assistenza di prossimità al quale i cittadini potranno accedere per i bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, con l'obiettivo di alleggerire i carichi sugli ospedali centrali. Un presidio fondamentale a cui la nostra comunità ed il nostro territorio non può dire di no. La nostra amministrazione fin dall'inizio si è adoperata affinché questo obiettivo si potesse raggiungere ed oggi siamo agli atti finali. Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per questo obiettivo raggiunto e il nostro voto non potrà che essere favorevole, considerando l'importanza sociale dell'opera che si andrà a realizzare, che porterà un beneficio importantissimo per tutto il nostro territorio, senza considerare il fatto che tanti altri comuni italiani per la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità hanno donato i terreni di loro proprietà senza far nessun tipo di permuta, come nel nostro caso. Alcuni esempi sono la vicina Civitanova Marche, ma ce ne sono altri, tipo la Dispoli, Caserta, Anguillara e molti altri. Il comune non solo si arricchisce di un servizio sanitario, ma acquisisce un'area strategica al centro della città. Quindi esprimiamo soddisfazione e già faccio anche la dichiarazione di voto per il gruppo che sarà favorevole. Grazie consigliere Novelli. Si è prenotato il consigliere Bagalini Nicolò. Prego consigliere Nicolini. Grazie presidente. Introduco il mio intervento facendo presente che questa delibera è figlia del grande impegno e lavoro svolto dalla Regione Marche. Infatti questi 6,3 milioni di euro, che poi come ha ben detto l'assessore Gabrielli, sicuramente purtroppo per il costo, aumento dei costi saranno aumentati, serviranno a far nascere nel territorio di San Benedetto un importante investimento come l'ospedale di comunità e la casa della comunità. E, tra l'altro è giusto anche sottolineare che sono stati nel nostro territorio beneficiato del più alto importo dato dalla regione. Questa è una grandissima risposta a cui vanno a sommarsi altri importanti investimenti come ad esempio la nuova TAC, la nuova risonanza magnetica per un valore complessivo di 2 milioni di euro che andranno appunto a rinforzare il nostro Madonna del Soccorso, perché noi crediamo che sia importante il contenitore, ma non ci dimentichiamo anche del contenuto e quindi è il nostro Madonna del Soccorso. Quindi è normale che siamo davanti, è evidente che siamo davanti a una svolta storica per la nostra sanità, che finalmente torna a guardare al nostro territorio. Il cambio di passo azionato dal governo Acquaroli è sotto l'occhio di tutti e non si ferma soltanto alla sanità. Infatti in questi giorni abbiamo visto, anzi proprio oggi sono iniziati i lavori per il dragaggio che è appunto iniziato a Porto di San Benedetto del Tronto, un altro importante epicale intervento per una somma di 1,5 milioni che aspettavamo da 15 anni. Io capisco che questi interventi a qualcuno possono creare noia, dar fastidio, ma sono fatti e quindi i fatti vanno raccontati per intero. Per quanto riguarda invece la permuta dello stabile di La Romagna, credo che bisogna fare molta attenzione e andare molto cauti. Chi segue la strada della ragione
in queste condizioni non può votare perché, come sempre, non abbiamo abbastanza elementi per capire la fattibilità dell'operazione e sono troppe le incognite. Infatti manca, come sempre, e spesso lo ripetiamo in questo Consiglio, la progettualità, la programmazione, il confronto, la trasparenza. Infatti, se è pur vero quello che è stato detto, che è sicuramente un'area strategica dello stabile di Via Romagna, in quanto vicino al centro, però quello che non si menziona è che questa operazione potrebbe costare svariati diversi milioni di euro per il Comune, rischiando così di aumentare quella lista di opere incompiute, che ahimè già il nostro Comune ne ha molte. Immagino, ricordo la piscina, il Ballarin e purtroppo la regina delle regine, il lungomare di San Benedetto, che nonostante siano passati 20 anni ancora è a macchia di leopardo, è una cosa pazzesca. Quindi quello che mi sento dire sono delle semplici domande, quindi cosa avete intenzione di fare su quest'area, quindi di realizzare sulla via, lo stabile in via Romagna, e soprattutto come pensate di finanziarla. Personalmente, se fossi parte contraente, questo contratto io non lo firmerei, in quanto manca una clausola di salvaguardia da parte che tuteli l'ente comunale. Infatti, facendo i dovuti scongiuri, corna, tocco ferro, dovessimo subire dei ritardi, non c'è assolutissimamente un punto che tuteli questa possibilità, ripeto, che nessuno di noi si augura, perché si parla solo esclusivamente di 48 mesi, ossia 4 anni. Un'altra cosa che è passata molto sotto traccia, quindi in sordina, è che in pochi hanno notato che via Sgattoni, il terreno di via Sgattoni, essendo appunto un terreno, graverà solamente il costo di costruzione, mentre per quanto riguarda lo stabile di Via Romagna bisognerà incollarsi anche l'abbattimento dell'intero stabile. È stabile importante, costi di abbattimento altrettanto importanti. Io non ho mai conosciuto un imprenditore nel campo, che opera nel campo immobiliare, che ha comprato una proprietà e non si è mai senza sapere cosa doverci fare e se mai lo dovessi incontrare gli urlerei di essere uno sprovveduto. Noi sprovveduti non siamo e questa delibera non la votiamo. Scusate per il gioco di parole, per la rima, spero sia stata simpatica, mi è venuta così. Grazie. Grazie consigliere Bagarini. No, si è prenotato il consigliere De Vecchis Giorgio. Prego, consigliere De Vecchis. Buonasera a tutti. Io, insomma, non mi azzarderei a definire questa come una svolta storica. Anzi, perché se questo territorio non prende coscienza del sottodimensionamento dell'offerta dei servizi sanitari, no? Per essere ragionevoli, noi stiamo di fronte a una casa della salute, un ospedale di comunità, strutture intermedie che qui a San Benedetto la Regione Marche investe tanto perché erano inesistenti, al contrario di tutte le altre zone delle Marche, e pertanto per farle, no, è costretta a investire molto perché non c'erano strutture di questo tipo di proprietà che potevano essere modificate e riqualificate come hanno fatto nelle zone delle Marche. Allora, se noi gioiamo perché ci bottano l'ossetto del cane rispetto a quelli che sono i nostri diritti, secondo me sbagliamo completamente. No? La preoccupazione oggi, perché la casa di comunità e l'ospedale di comunità lì, no? Anche con la scuola, se limitato a quello, no? Sono una cosa e possono coesistere e hanno anche una funzione limitata strettamente alla città e quindi molto probabilmente sono ben localizzate. Se invece, come dite, ci volete fare anche l'ospedale di primo livello, no? Il discorso cambia totalmente, no? Ed è una bestialità per quello che io ritengo, perché un ospedale di primo livello degno di tale nome, no, non va posizionato dentro una zona così urbanizzata in presenza di scuole ed altre cose. Quindi, mentre questa opera, che insomma la regione si dovrebbe sbrigare a fare, no, diciamo è in itinere, noi abbiamo un ospedale
attuale che è totalmente sottodimensionato rispetto a quello di cui che la legge ci dovrebbe garantire, quella che la legge ci garantisce, il Balduzzi, no? Non abbiamo assolutamente, e non sono le definizioni che si danno di ospedali supplesso, due plessi, tre plessi. L'intensità di cura di un ospedale si dà col DRG medio. Quello di San Benedetto, a tutti gli effetti, è uno dei DRG degli ospedali più bassi delle Marche, come media, agli ultimi dati disponibili. Quindi noi abbiamo un ospedale di base, no? Ce ne spetterebbe uno di primo livello, no? Con servizi conseguenti, nonostante siamo una città turistica e via di seguito. Questo per andare al discorso complessivo. Quindi quello che è molto preoccupante è che lì si può fare la cittadella della sanità a San Benedetto del Tronto. No, ma da come detto da chi ha visto i progetti, il rischio è che ci troviamo di fronte a un'opera, diciamo, muraria, finanziata con i fondi del PNNR, ma nulla sappiamo. Sì, hanno fatto una convenzione con i medici di base, ma nulla sappiamo su quello che verrà fatto là dentro. Non sappiamo come metteranno ossa e infermieri, come li finanzieranno. Da quello che ci dice la dottoressa che ha visto i progetti, no? Già dalla funzione che dovevano avere di punto intermedio, no? Evidentemente hanno ridotto i progetti, perché no, sono diminuiti i posti letto, sono diminuite le attrezzature, non sono previste sale che dovrebbero essere essenziali per quella che era la funzione che ci si era prevista di punto intermedio, di scarico del pronto soccorso e di tante cose. Quindi voglio dire, prima di gioire, no, me ne guardo bene, perché voglio dire, siamo figli di un Dio minore in questa terra riguardo alla sanità, rispetto a quello che ci dovrebbero fornire. Quindi rispetto all'annuncio e alla realizzazione di una struttura, diciamo, che poi va a cogliere, da quello che sembra, visto che è tutto quello che era sparso per le altre strutture di San Benedetto, tranne qualcosa che ci doveva stare, insomma, non farei salti di gioia. Venendo alla delibera in sé, quindi rimanendo all'ospedale di base, cioè all'ospedale di comunità e alla casa della salute, si poteva fare meglio. Chi mi ha preceduto già ha detto, ma voglio dire, questa è una delibera che lascia un consiglio comunale perplesso, perché prevede che poi dovremo dare 38 posti auto a raso, non si capisce dove, non si possono individuare oggi posti a raso, cioè per quale motivo non si individuano, ci stanno difficoltà? Forse a caso più che a raso, no, ma anche da un punto di vista economico, perché nessuno si è preso la briga e tutti sono soddisfatti, no, del fatto che noi siamo stati indennizzati di 157.000 euro per il ritardato godimento del bene, e tutto è stato fatto con un calcolo finanziario. Ma io su questo obietto. La disponibilità di un bene, c'è un mercato, è un mercato oggettivo, è quello delle locazioni, no? È un riferimento a una locazione annuale come scomputo sarebbe stato molto più equo. A, perché avrebbe avviato eventuali problemi di ritardo nella consegna del bene, nel senso che se ritardi continui a pagarmi l'affitto, no? E B, perché avrebbe evitato una sottovalutazione, perché quell'immobile lì affittato a meno di 4.000 euro al mese, perché noi per 4 anni quello dovrebbe, ce lo devono dare, non ce lo danno, lo continuano a utilizzare totalmente loro, no? Non ci paghiamo l'IMU a noi stessi, ma questo chiaramente è in pratica glielo lasciamo a 4.000 euro al mese, 200 metri quadri, 300 metri quadri in quella zona, 300, 400 in quella zona, 1.000, ma quella struttura è gigantesca, quella struttura è gigantesca, no? Qui si poteva prevedere una valutazione di equità in base al fatto che se tu l'immobile non è tuo lo sei costretto ad affittarlo, non è una valutazione economica di una cifra fatta a un tasso di attualizzazione all'Euribor al 4,7, quando sappiamo che i tassi oggi, no, stanno al 10, al 12. Ma chi stiamo a regalare i soldi a chi? Un terreno
cioè dove è stato edificato quell'immobile che ci ricompriamo, che era stato donato dal comune, e questo non viene tenuto minimamente in considerazione. Questa è un'operazione che si poteva chiudere pari e patta senza il problema dei 38 parcheggi a raso, perché i contenuti economici questo dicono. E se c'era il problema che facevano tardi a trasferirsi, lo occupavano 2 anni in più, l'AST pagava 2 anni di affitto in più al comune. Semplice, no? No, cioè noi lasciamo la disponibilità di un immobile e calcoliamo il valore finanziario di una rendita come se stessimo a giocare in borsa. Ma una valutazione equitativa di questo tipo si fa, no, in base all'utilizzo effettivo. Quelli lo occupano, ma mica per farci i lavori. Quelli lo occupano per farci la loro attività istituzionale, no? Di azienda, e devono pagare se lo occupano. Se l'immobile, no, lo permutiamo oggi, da oggi mi corrispondi l'equivalente dell'affitto, non che mi paghi in base al valore attuale della rendita finanziaria secondo un tasso presunto e preventivo. Ma tu sta scritto, no? E noi dobbiamo dare 38 parcheggi che non si sa dove stanno, nelle zone adiacenti. Zone adiacenti di proprietà del comune, qualcuno diceva la bocciofila, no? Cioè, boh, a me mi pare, è invotato, a prescindere dal fatto che finalmente la regione va a fare un investimento, la struttura, speriamo che faccia anche il contenuto, va a fare il contenitore, no? Finalmente, e va benissimo. Ma non è che possiamo accettare e votare tutte le condizioni, cioè qua fa uno sforzo, no? Siccome non c'è la soddisfazione da un punto di vista economico del Comune di San Benedetto relativamente a questa specifica cosa, no? Io non la posso votare a favore, perché onestamente, no, avrei pensato che si poteva fare meglio, no? E si poteva arrivare a una permuta senza ulteriori costi, perché le cose o si affrontano in maniera bonaria e quindi si fa una permuta relativamente al fine e si trova una soluzione, oppure se ci mettiamo a guardare i valori, riguardiamo. E questi sono valori, secondo me, di riferimento per una transazione di questo tipo, che è atipica, no? Perché, ripeto, se alla fine dei 4 anni questi non hanno sgombrato, sicuramente il comune non è che ci avrà tutta questa fretta di tornare in possesso dell'immobile, perché magari non c'è i soldi per poter investire, no? Però, poi che prendiamo? Cioè, scaliamo i parcheggi? È previsto in delibera? Non mi pare. Allora, se non mettete un meccanismo, se ritenete che se, no, che continuano a occupare gli immobili, siccome c'è una valutazione di ogni parcheggio, ogni mese scalano un parcheggio di occupazione in più, no? 4.750 euro, e la valutazione è più o meno la valutazione, l'affitto che gli farete pagare per i prossimi 4 anni, perché, scusate, 157.000 euro sono meno di 40.000 euro all'anno. 40.000 euro sono 3.600 euro d'affitto al mese. Non lo so, è invotabile, scusate, ma lo sforzo sarebbe da votare contro. Lo sforzo, visto il fine, no? Vabbè, visto che di là ci sta una regione, no, con l'AST, anche se è una regione matrigna contro questa zona, perché, voglio dire, i risultati e i dati parlano chiaro, no? Cioè, le cose vanno fatte con criterio, no? Se si parte, facciamo, io ti do, permutiamo la pari perché siamo due enti pubblici, se si fanno le valutazioni si valuta tutto, si usa la valutazione finanziaria all'Euribor. Grazie consigliere De Vecchis. Si è prenotato consigliere Canducci. Prego, consigliere Canducci. Grazie presidente. Beh, credo che nell'elenco delle persone da ringraziare sia abbastanza lungo, visto che chi mi ha preceduto ha tirato fuori tutti quelli da ringraziare. Trattandosi di fondi PNRR, dovremmo ringraziare Conte, dovremmo ringraziare poi Draghi, poi i commissari dell'Unione Europea, perché di fatto la legge sul PNRR ha individuato la realizzazione delle case di comunità e dell'ospedale di comunità e ha stanziato i soldi.
Quindi la regione non fa altro che spendere soldi che obbligatoriamente deve destinare a quella funzione e li spende dove colloca queste case della comunità. Il fatto che da noi ne arrivino di più è perché, come ha detto bene il consigliere De Vecchis, in altre realtà hanno ristrutturato e adegueranno edifici esistenti, non li realizzano ex novo. Invece, dove la regione potrebbe fare molto e in questi anni non ha fatto nulla è nel riempire di servizi l'ospedale esistente. Una competenza regionale specifica che deriva dal bilancio della regione è quella di trovare il personale, la strumentazione per gli ospedali, e lì si vede l'assenza totale, perché a volte si fa meglio a non ricordare, perché uno rischia di dimenticarlo, invece se poi uno interviene e lo ricorda ti ritorna in mente. La risonanza magnetica, sono 2 anni che ci dicono che ci mandano la risonanza magnetica nuova con i soldi dei fondi del PNRR. Recente intervista di un assessore regionale, praticamente viene rimandato ancora di qualche mese perché sono aumentati i costi. Nel frattempo arriva la TAC che è da 3 anni che ci viene promessa, quindi a volte bisognerebbe provare a non ricordare agli altri delle pecche facendole passare per dei vantaggi. La realtà è questa, che dove la regione deve mettere del suo, i suoi soldi, qui a San Benedetto non c'è niente. Non c'è niente per la sanità, non c'è niente, non c'è personale, non ci sono attrezzature. Andiamo alla delibera, perché in generale può sembrare una cosa assolutamente valida. Come diceva il consigliere Novelli, altre realtà hanno donato lo spazio. Però poi si deve approfondire la delibera e alcuni aspetti l'ha evidenziati bene il consigliere De Vecchis sulla valutazione del ritardato possesso. E aggiungo, consigliere, in realtà una clausola di salvaguardia l'ha inserita l'ASUR, perché dice che Via Romagna non la darà mai finché il comune non gli dà i 38 posti. Quindi la vera clausola di salvaguardia l'ASUR l'ha inserita. Chi non l'ha inserita è il comune, perché finché il comune, anche se l'AST completa la casa della comunità, completa l'ospedale di comunità, non consegna Via Romagna al comune finché il comune non gli dà 38 posti. Siccome lì c'è scritto che i 38 posti a raso dovranno essere trovati indicativamente nell'area del progetto del nuovo ospedale, quindi a Babbo Morto oppure nelle adiacenze, e io invito tutti ad andare in via Sgattoni, perché forse il sindaco non c'è mai stato in via Sgattoni, se vuole ci facciamo un giro insieme, andare in via Sgattoni per capire i posti auto nelle vicinanze. Qualcuno parlava in maniera fantasiosa della Bocciofila, però la Bocciofila c'ha 12 posti, 13 posti, ne mancano 26. Sindaco, io l'accompagno in via Sgattoni, perché forse lei e i suoi consiglieri nell'individuare quell'area non c'è andato e non la conosce bene. L'altro aspetto che mi preoccupa di questa scheda sintetica della valutazione è la valutazione dell'area di via Sgattoni, perché come ricordava bene la consigliera Marcheggiani, l'approfondimento della valutazione è stata figlia della Commissione, che ha chiesto di approfondire questa valutazione tenendo in considerazione che sì, è verde di interesse pubblico, ma lì andrà costruito un volume senza bisogno della variante con il processo accelerato previsto dal PNRR, e quindi da valutare questo. Oggi si passa da 108.000 euro a 553.000 euro, che sono circa 170 euro al metro quadrato? 170 euro al metro quadrato circa, sono 3.000 metri quadrati. Io penso che per garanzia del comune, per quelle che possono essere operazioni future su aree a verde, io credo che nell'accordo con l'AST
vada chiaramente specificato che questa somma di valutazione è il risultato della considerazione che non si tratta più di un verde a interesse pubblico, ma che è stato considerato il volume che viene costruito. Perché ragazzi, se il verde a interesse pubblico vale 170 euro al metro quadrato, assessore Pellei, chiudiamo baracca se mai un giorno il comune volesse prendere un'area a verde. Allora io chiedo ai dirigenti di specificare nell'atto di transazione che i 170 euro al metro quadrato per il quale è stata valutata l'area di via Sgattoni debbano essere considerati in relazione al fatto che lì ci va la casa della comunità e il volume che verrà realizzato con la senza variante e quindi con il permesso a costruire, a tutela delle casse dell'ente in un'eventualità futura se sia necessario prendere, espropriare un'area a verde di interesse pubblico. Quindi io questo lo evidenzio all'attenzione di tutti. L'altro aspetto che ha toccato molto bene anche la consigliera Bottiglieri è quello a mio avviso più grave che caratterizza questa vicenda, ma tutta la conduzione che questa amministrazione fa della materia della sanità, cioè l'isolamento di questa amministrazione, il mancato coinvolgimento dei comuni limitrofi e l'accettazione supina di quanto arriva dalla Regione Marche. La Regione Marche si è scelta l'interlocutore, ha scelto il Comune di San Benedetto come unico interlocutore per quanto riguarda le questioni di sanità. Perché lo ha scelto? Domanda retorica. Perché fa tutto quello che gli viene detto e si è evitata di confrontarsi con una serie di comuni limitrofi che dovranno lavorare e che dovranno assolutamente utilizzare la casa della comunità, l'ospedale di comunità, il futuro ospedale. Si è rifiutata di confrontarsi con gli altri comuni per evitare problemi, per evitare, per esempio, come ricordava la consigliera Bottiglieri, che a questo territorio spettano due case della comunità. E se si fosse confrontata con tutti i sindaci, e il sindaco di San Benedetto aveva il dovere, visto il ruolo che San Benedetto ha di capofila, di coinvolgere i sindaci degli altri comuni limitrofi, aveva il dovere, non solo il diritto, e non lo ha fatto, perché in quella sede sicuramente avrebbero ricordata la Regione, tanto generosa con noi, che le case di comunità che ci spettano sono due. 40 posti letto, non 15, come ha approfondito bene la consigliera Bottiglieri. E allora qui questo è l'aspetto più grave. L'isolamento del comune di San Benedetto del Tronto, la mancanza di confronto con gli altri comuni, il fatto che la regione si scelga l'interlocutore per fare quello che vuole. E arriviamo alla nota dolente. Quando io dicevo prima, sindaco, io l'accompagno in via Sgattoni, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Giorgio De Vecchis l'ha accennato, ma vi rendete conto che cosa volete fare in quell'area? La casa della comunità, l'ospedale della comunità, l'ospedale nuovo. Ma ci siete stati mai in via Sgattoni? Vi ci accompagniamo veramente, volentieri. C'è la START, c'è la ragioneria, c'è la scuola elementare di Montascenzione, la cui c'è un collegamento che la collega con via Sgattoni per uscire o per entrare, adesso non ricordo. C'è la bocciofila, c'è il campo di atletica. Ma voi ci siete stati mai in via Sgattoni? Ci siete stati mai? Ma vi rendete conto che cosa volete fare? In un posto asfittico, per non dire il centro diagnostico di Acciarri, che credo che abbia iniziato le opere di realizzazione, che è un centro strafrequentato. Ma ci siete stati mai veramente lì in quel posto? La conoscete? Quello è un posto asfittico. Ma è possibile che la città di San Benedetto o i territori subito confinanti non si possa trovare un'area migliore di quella per fare l'ospedale nuovo? Ma vi rendete conto in che direzione ci portate? Altro che eredità positiva. In un posto asfittico volete fare l'ospedale di primo livello. Di primo livello. Ma quello è il modo migliore per condannare San Benedetto ad avere un ospedale di base. Questo che state facendo è il modo migliore, perché in un posto così asfittico non ci può stare un ospedale di primo livello con i reparti che dice Pasquali.
Non ci può stare insieme alla casa della comunità, all'ospedale di base. Ma vi rendete conto? Ma è possibile che una città come San Benedetto del Tronto e le zone limitrofe non possono trovare un'area? Consigliere Canducci deve arrivare a conclusione. L'area si può tranquillamente trovare. Va cercata però con l'obiettivo unico e concludo di fare una cosa utile al nostro territorio, a San Benedetto, non con l'obiettivo di non offendere Ascoli, non con l'obiettivo di non offendere la politica del centrodestra regionale, che è quello che ha perseguito questa amministrazione, che supinamente ha accettato tutto quello che viene da quella parte politica e da quella città. Se si vuole dare a San Benedetto qualcosa di utile per la città, lo si può fare individuando un'area adeguata, cosa che non è quella di via Sgattoni. Grazie. Grazie consigliere Canducci. Si è prenotata la consigliera Mancaniello Giselda. Prego consigliera Mancaniello. Grazie presidente e buonasera a tutti. Non ci attarderemo a discutere degli aspetti e dei passaggi tecnici che rendono possibile questa operazione della quale si sono occupati l'assessore competente, la giunta e gli uffici. Ci limitiamo a ringraziarli tutti per il lavoro svolto. Invece prendiamo pochi minuti per sottolineare gli aspetti politici che ci paiono di grande importanza e che riteniamo giusto sottolineare. A nostro parere non può che essere considerato un successo l'acquisizione a patrimonio comunale e quindi pubblico di tutti i cittadini di un immobile importante e con un posizionamento innegabilmente di pregio come quello di Via Romagna. È un successo perché la città entra in possesso di un bene di grande valore e perché dopo tantissimi anni in cui progressivamente e in virtù di scelte politiche assolutamente legittime, i beni comunali finivano alle cronache esclusivamente per dismissioni ed alienazioni. Oggi si dà un segnale di inversione di tendenza. Difatti si fa un investimento sulla città e per la città, a vantaggio di tutti, che avrà ricadute positive sia dal punto di vista strettamente patrimoniale che finanziario nella gestione del bilancio dei prossimi anni, ampliando inoltre le possibilità di intervento e pianificazione per il futuro. Un'operazione quindi che ci auguriamo possa diventare un primo passo di indirizzo verso una politica sempre più attenta alla gestione delle proprietà di tutti e alla loro messa a servizio della città e non solo delle necessità strettamente economiche. Grazie. Grazie consigliera Mancaniello. Si è prenotata sì, prima la consigliera Barlocci Luciana. Prego consigliera Barlocci. Grazie presidente. Allora io voglio dire, non ribadirò quello che hanno detto i colleghi consiglieri, la dottoressa Bottiglieri, Giorgio De Vecchis, Canducci, Marchigiani. Qui mi sembra che ci... Non so, abbiamo dei ringraziamenti proprio sentitissimi, no? E mi dà l'impressione che forse i colleghi di maggioranza non siano o non vogliano vedere o non siano informati realmente. Sono tutte cose vere quelle che vi sono state dette. Noi ci sacrifichiamo, la Regione non ci ha regalato nulla, ci ha tolto perché voi avete studiato il piano sanitario regionale, sapete che Marche Sud è la Cenerentola e forse non gli rimane neanche quello e se c'è mezzo centesimo chiaramente va ad Ascoli piuttosto che a noi. Siamo tutti e due in difficoltà, però questa è la verità. Stiamo ringraziando per delle TAC, delle risonanze che arriveranno, promesse all'epoca. Ci facciamo una campagna elettorale, per quanto è brava la Regione, raccontando pure che l'intervento del dragaggio è merito della Regione. E invece bisogna ricordare, non è merito neanche di questa amministrazione, perché i soldi sono stanziati dal 2017. Per cui voglio dire, no? Cioè, mi sembra eccessivo, mi sembra un po' come il marito violento che ogni tanto porta i fiori alla moglie.
e la moglie è contenta perché oggi riceve i fiori e poi per una settimana prende le botte. Signori, il ragionamento chiaro vi è stato fatto. Noi avremmo dovuto avere due case di comunità, perché non lo dico io e non è che lo dicono i colleghi, ma lo dice la legge. Di fatto, mentre la media regionale della regione Marche ha 40 posti ogni 100.000, noi ci accontentiamo di 15 posti. Ritorniamo un attimo al discorso che abbiamo sempre, avete evitato qualsiasi interlocuzione con il territorio, per cui avremmo potuto sicuramente fare forza e leva. Ci prendiamo una casa di comunità raffazzonata. Torno un attimo sui parcheggi, perché questo è un argomento interessante. Siccome qualche mese fa uscì questa idea malsana che forse a Ragnola era proprio il caso di spostare l'oggetto indesiderato che era la ragioneria, considerato che non l'avete potuto fare, io voglio capire, perché vedendo le particelle non si capisce dove andate a prendere questi 38. Mi viene in mente che, a parte il nostro terreno su cui andrà la casa di comunità, per il resto sono delle proprietà private e non è che possiamo espropriare con facilità. Che facciamo? Andiamo a comperare? Perché lì c'è un privato che ha un discreto numero di ettari di terreno. Cioè, siamo destinati ad andare a comprare? Quante volte li paghiamo sti parcheggi? Io dico questo, che voglio dire, a me che ho votato la prima delibera, seppur c'erano sicuramente delle criticità, e avrei votato questa se fosse stata una delibera che faceva l'interesse di questa città e di questo territorio. Ve lo hanno spiegato anche meglio di me. Noi praticamente ci facciamo dare, fra virgolette, un risarcimento danni di poco più di 3.000 euro per un edificio che si trova al centro di San Benedetto del Tronto, dove nella stessa area si affittano appartamenti di 60 metri a 600 euro. A me sembra che questa amministrazione sia stata ultra benevola nei confronti della regione, come è sempre stato, perché la regione ci tira ogni tanto qualcosina giusto per farci stare zitti e poi si ricomincia allo stesso modo. Questo non credo che sia fare l'interesse della città. Questo non è fare l'interesse della città, questo è mettere una pezza propagandistica da parte vostra e da parte della regione. Perché il PNR ci aspettava di diritto, con la differenza che noi ce ne prendiamo metà di quello che ci aspettava. Allora chi è che dobbiamo ringraziare? Voglio dire, in maniera educata possiamo ringraziare tutti, ma che adesso continuate a dire grazie, grazie, è un grande evento, foto, pubblicità, abbiamo fatto grandi cose. Ma quali grandi cose? Noi da questa operazione usciamo perdenti e continuerà a rimetterci la cittadinanza, purtroppo, perché se non ci rimettiamo dall'altra, ci mettiamo dall'altra parte, e questo non lo volete intendere. E il problema è questo, che forse lo sapete ma non vi fa piacere saperlo e non vi fa piacere ammetterlo. Grazie. Grazie consigliera Barlocci. Si è provato consigliere De Vecchis Simone. Prego, consigliere De Vecchis Simone. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ne approfitto anche per ringraziarla per le migliorie che sono state apportate alla qualità dell'impianto audio-video, al sistema dell'aula. Mi auguro che questo favorirà la partecipazione e la comprensione dei cittadini riguardo quello che accade qui dentro. Poi, riguardo la qualità del dibattito, quello dipende da noi e in particolare dalla volontà
che avrà questa amministrazione, questa maggioranza, di condividere le decisioni importanti per la città. E ribadisco che condividere non vuol dire informare, ma fare tutti i passaggi necessari per sviscerare un tema e trovare la migliore soluzione per la città, senza pregiudizi e ansie da prestazione che ogni tanto contraddistinguono questa amministrazione. Adesso vado a parlare nel merito della delibera. Ho sentito con attenzione gli interventi dei colleghi, sia di maggioranza che di minoranza. Qualcuno è stato più convincente, qualcuno meno. Comunque rispetto tutto quello che è stato detto e lo faccio mio, tranne forse le lodi sperticate a una regione che ha fatto grandi promesse in campagna elettorale e per adesso non ha portato grandi risultati, anche se questi 6,3 milioni per la casa di comunità sembra ci siano, e ci apprestiamo a fare un atto, diciamo, conseguente a questo impegno di spesa. Io nell'agosto 2022 avevo votato la delibera che prevedeva la cessione del diritto di superficie per la realizzazione di questa casa di comunità. Ripeto, adesso ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi e ritengo che, sebbene ci siano dei motivi che possono destare perplessità su questa delibera, non sono abbastanza forti per farmi modificare il voto che avevo espresso ad agosto, perché è stato fatto un lavoro in commissione, anche grazie alla Presidente Marcheggiani, che ha messo dei paletti più certi, ovviamente, visto che si va a fare una convenzione, e perché sicuramente è stato migliorato, diciamo, l'impianto iniziale, i numeri iniziali e tutto il resto. Mi rimangono delle perplessità, ma io sto all'opposizione di questa amministrazione, non sto all'opposizione della città. Quindi in questo caso ritengo che debba essere fatto da parte mia un atto di coerenza e quindi voterò favorevolmente la delibera. Grazie. Grazie consigliere Simone De Vecchis. Si è prenotato il consigliere Gaetani Stefano. Prego consigliere Gaetani. Sì, buonasera a tutti. Mi sento di fare, perché il mio intervento era un po' quello che ha appena detto il collega Simone De Vecchis, al quale faccio i complimenti. Ho sentito diversi motivi per i quali il consigliere comunale di San Benedetto del Tronto dovrebbe votare contrario a questa delibera. Siamo chiamati a... Io sinceramente non mi sento di ringraziare nessuno, così la partita finisce qua. Ci aspettava, ce ne aspettavano due, non so se lo secondo la potevano fare a San Filippo Neri, probabilmente andava fatto, non so, in provincia. Votiamo contro perché non abbiamo programmazione e non sappiamo cosa fare di quello di Via Romagna. Non diciamo cosa fare perché noi siamo persone serie, perché verrà consegnato tra 4 anni e questa amministrazione, scusa, lo riceverà tra 4 anni e questa amministrazione sicuramente tra 4 anni non sarà presente, per cui non può prendere e non può dare nessun genere di indirizzo. Poi verrà venduta, come è successo per altri beni, verrà acquisita, verrà migliorata, come questa amministrazione ha fatto, vedi sede dei vigili urbani. Io mi sento di votare da consigliere comunale. Cioè, la Regione Marche, io non sto qui a fare politica pro o contro Regione Marche. Non mi metto a parlare di dragaggio quando si parla di sanità, e non mi metto a parlare di sanità quando si parla di dragaggio. Probabilmente erano due atti dovuti a questa città. Poi l'amministrazione spazzafumo non ha mai meriti, ma ne fa niente, che noi non siamo qui per acquisire meriti, perlomeno io non voglio stare qui ad acquisire meriti. Io voglio stare qui cercando di fare qualcosa di bene per questa città. La regione tardivamente lo doveva fare prima, lo doveva fare 10 anni fa, lo doveva fare l'anno scorso. Ci chiede l'opportunità di segnalare un terreno per la realizzazione di un ospedale di primo livello. Ne abbiamo segnalate 4, non una, 4. I tecnici della regione, a seguito di X studi, hanno ritenuto quello
di lì della zona Ragnola idoneo, mi auguro, e hanno detto che faranno un ospedale di primo livello. Io non sono un consigliere regionale, io sono un consigliere comunale che con il voto si prende la responsabilità di dare o di individuare o non individuare un'area, ed è quello che ha fatto il consigliere Stefano Gaetani quando ha votato favorevole per l'area in questione, per l'ospedale. Ed è quello che farà oggi il consigliere Stefano Gaetani, dando seguito a una votazione già fatta, per questo ripeto, rifaccio nuovamente i complimenti a Simone De Vecchis, per l'individuazione di un'area che ci darà l'opportunità alla Regione Marche di mantenere delle promesse fatte, e sarà responsabilità della Regione Marche laddove non le dovesse mantenere, perché se la Regione Marche poi non ci metterà la diagnostica, non ci metterà questo, non ci metterà quell'altro, i responsabili saranno altrove, non stanno qui dentro. Non è che io non voto presumendo che tra 4 anni non sarà. La permuta, per quanto iniqua possa sembrare, è una permuta alla quale si sono presentati 2 istituti, uno è l'amministrazione e l'altro l'AST, sicuramente con dei rapporti di forza che sono diversi, perché poi il rischio è che se si stucca la corda, la realtà è che ci abbiamo 6 milioni, 7 milioni, 8 milioni, ai quali tutti vogliono ringraziare, e ripeto, non ringrazio nessuno. Sicuramente saremmo poi gli artefici di questa perdita di questi 6, 7, 8 milioni. Perciò è un punto di mediazione che secondo noi, secondo questa amministrazione, questa maggioranza, porterà comunque la città di San Benedetto ad avere un ulteriore bene. Io ci sono passato la settimana scorsa, io sono andato a fare una visita ortopedica. Dovevo fare la risonanza magnetica novembre, chiedo di farlo a pagamento 24 settembre, esco, chiamo Radosalus dopo 8 ore, 92 euro. Mi auguro che questi processi ai quali noi stiamo dando seguito a richieste, ma anche dando seguito a percorsi magari iniziati da chi ci ha preceduto, portino l'utente Stefano Gaetani, se si deve fare una risonanza magnetica al ginocchio sinistro tra 4 anni, magari deve farla in 15 giorni. Per cui non credo che sia un discorso di stare qui a prendersi dei meriti, stare qui a dire la regione fa bene però io non la voto, la regione fa bene però io la voto. Dico che alla fine là uscirà, o non so dove ci ristamperanno, Presidente, dove li andremo a vedere, visto che è la prima volta che lo facciamo, vedremo chi effettivamente con il proprio voto decide se dare un'opportunità alla Regione Marche per mezzo dell'AST di arrivare a San Benedetto e fare qualcosa di bene per questa città. Io quello voto, io non è che voto l'assunzione dei infermieri, dei medici, della TAC e tutto il resto, perché comunque sia, negli ultimi 20 anni, per quanto ci sia approvato, per quanto è stato fatto i comitati, salviamo l'ospedale, salviamo questo, salviamo quell'altro, la città di San Benedetto non ha salvato niente, per cui molto probabilmente non era quello il metodo, a prescindere da chi ci ha governato, a prescindere. Se siamo diventati Cenerentola, come si dice, probabilmente ci saranno delle colpe, ma non credo che le colpe saranno del sindaco Gaspari o dello sindaco Piunti. Le colpe probabilmente stavano in altre parti. Oggi, se al sindaco Spazzafumo gli si chiede di mettersi a disposizione per individuare delle aree, questo è quello che ha fatto il sindaco Spazzafumo con la sua maggioranza. E da quello che ho capito, anche qualcuno di opposizione. Grazie. Grazie consigliere Gaetani. Se non ci sono altri interventi, come non vedo nessun'altra prenotazione, la replica all'assessore, che prego di prenotarsi in modo tale che gli cedo la parola.
Prego, Assessore Gabrielli, per la replica. Grazie, Presidente. Molto velocemente, giusto per puntualizzare alcuni concetti. Allora, riparto un po' dall'intervento della dottoressa Bottiglieri. In merito all'esproprio, noi agiamo come comune, come ente espropriante per conto della Regione Marche, quindi i soldi ovviamente li deve mettere la Regione Marche, questo deve essere chiaro, dottoressa, giusto per puntualizzare questo discorso. E poi diceva il consigliere Giorgio De Vecchis, no? Terreno donato. A me, consigliere, non risulta che noi, che il Comune di San Benedetto abbia donato questo terreno a nessuno. L'ha permutato e ho qui, se vuole, glielo faccio tranquillamente vedere, l'atto della permuta che fu fatto nel 64. Quindi non è stato donato il terreno. Un terreno che era stato acquistato dalla famiglia Trevisani per... adesso poi è inutile che do i dettagli dell'atto, ce l'ho qui, se vuole mi fa molto piacere, glielo faccio anche vedere, non è un problema. Per quanto riguarda il discorso della valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate, rispondo al consigliere Canducci, può stare tranquillo, consigliere, nel senso che l'Agenzia delle Entrate ha specificato nella propria perizia qual è stato il metodo utilizzato, quindi il metodo è quello di tener conto di quello che si andrà a realizzare su questo terreno, quindi è ben scritto, puntualizzato, proprio a scanso di ogni equivoco, quindi basta che prenda la perizia, se vuole ovviamente la può tranquillamente prendere. Tranquillamente, insomma, ecco, se le fa piacere avrà modo di controllare lei stesso. E poi ecco, io ovviamente chiudo facendo una piccola considerazione. A me fa molto piacere sentir parlare un giovane consigliere di questo emiciclo come Simone De Vecchis, che riesce a fare una importante distinzione tra opposizione all'amministrazione e opposizione alla città. Io francamente in diversi interventi ho percepito una opposizione che, per quanto magari forte, l'ho vista molto cieca, bieca, che non ha saputo capire quelli che erano gli interessi di questa città. Noi ci sentiamo con questa operazione di poter vantarci di arricchire innanzitutto il patrimonio dell'amministrazione del Comune di San Benedetto. Non è stato sempre così. In passato il patrimonio è stato anche depauperato. Quindi noi andiamo un po' in controtendenza. Può sembrare strano, ma è quello che abbiamo fatto con questa operazione. Quindi ecco, io comunque ringrazio tutti per il proprio apporto e mi fermo qui. Prego, Presidente. Grazie Assessore, adesso passiamo alla dichiarazione di voto, si è prenotato il consigliere Giorgio De Vecchis. Prego, consigliere De Vecchis, Giorgio. Ciò si era prenotato. Beh, Assessore, abbiamo fatto una permuta, il patrimonio non si è arricchito, considerato che non c'è stato un corrispettivo in denaro da parte nostra, dobbiamo dare 38 parcheggi, no? Quindi al momento non c'è stato nessun incremento patrimoniale. Quello che al momento vede diminuire questa città, per necessità ci mancherebbe, no? Che forse in questo caso giustificano, e come al solito la superficie è libera da costruzioni, no? Sicuramente non ne beneficiano gli standard, no? Poi, tra tutte le risposte che ha dato, non ha dato quelle più importanti, quelle che non ci portano al voto contrario ma ci portano all'astensione, perché non possiamo essere complici di sottovalutazioni. Lei non ha detto nulla e di cose indeterminate dove non si sa poi se le dobbiamo andare a comprare, no? Tipo i parcheggi che avete dato, e non avete risposto rispetto alla valutazione che secondo me, no, per i motivi che ho ben spiegato prima e che sicuramente stanno registrati, no, e non portano a poter votare questo atto. Quindi
no? Ma è una cosa tecnica, è l'esito finale di un procedimento che fino a stasera è stato governato dalla Commissione, è stato raddrizzato. Come la Commissione è stata più coinvolta, ha perso di nuovo la barra sulla valutazione finale. Si poteva rifare un passaggio in Commissione? Magari queste valutazioni avevano fatte, perché qua non si tratta di tirare la corda, qua si tratta di fare valutazioni di buonsenso. Allora, se per voi quello è un immobile il cui affitto vale 3.500 euro al mese, votatevelo, no? Per me non è così, quindi siccome la maggioranza siete voi, la responsabilità dell'atto per come è stato completato è la vostra, per la parte finale politicamente noi non possiamo fare altro che, no? Evitare la contrarietà, ma non possiamo essere complici di cose che si potevano fare meglio a tutela degli interessi della città di San Benedetto del Tronto e a detrimento di nessun altro, no? Perché, cioè, non è che la Regione Marche, no? Cioè, sicuramente la Regione Marche è dei cittadini di tutte le Marche, Comune di San Benedetto e dei cittadini di San Benedetto, sempre cosa pubblica, ma qua paghiamo le tasse solo noi, nella Regione Marche le pagano tutti i marcheggiani. Quindi il nostro voto sarà quello di buona parte del gruppo misto, tranne che ho fatto dichiarazioni di voto differenti, sarà quello dell'astensione. Grazie consigliere Vecchi, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo prenotazioni, sì, consigliere Canducci Paolo, do la parola a consigliere Canducci Paolo, prego. Assessore, io nel mio intervento ho esordito dicendo che in linea teorica l'operazione ha un senso, perché ho ricordato anche quello che aveva detto il consigliere Novelli, altre città hanno donato per fare la casa della comunità, mentre in questo caso si è deciso di fare una permuta. Ma noi qui non facciamo i tecnici, io qui non faccio il dirigente, io qui rappresento una parte politica e nel mio intervento sono stato molto chiaro, cioè questa amministrazione, che ne dica il consigliere Stefano Gaetani che pensa quello che io ho detto e me l'ha confermato, ossia che bisogna accettare supinamente ciò che decide la regione, io penso di no, io penso che questa delibera non può essere votata perché la regione ci realizza una casa della comunità in un territorio che aveva diritto a due case di comunità e ne fa una, e di chi è la responsabilità, assessore? Di chi è? Della regione in primis e di un comune capofila che non ha fatto il ruolo che doveva fare, cioè spingere la regione a confrontarsi con tutti i comuni e far ottenere al territorio due case della comunità. Due case della comunità. E allora io oggi dovrei votare una resa che in base al piano regionale questo territorio è danneggiato con una casa della comunità. Lei oggi mi sta dicendo che io voto una resa, no, chi vota contro il territorio siete voi che avete accettato una casa della comunità, ma non che ce ne devono essere due sul territorio san benedettese, perché è il bacino che ha diritto a due, ma il comune di San Benedetto doveva svolgere il ruolo di capofila e fare in modo che il territorio ottenesse due case della comunità. Quindi se oggi c'è qualcuno che vota una resa a una regione che per l'ennesima volta ci penalizza, siete voi e io non posso accettarlo. E quindi ovviamente il mio voto è contrario. Grazie consigliere Canducci. Dichiarazione di voto consigliera Bottiglieri Aurora. Prego consigliera Bottiglieri. Diciamo che l'avvocato Canducci ha già detto quello che avrei espresso io. La penalizzazione che abbiamo avuto è molto importante, perché oltre a due case di comunità abbiamo anche meno posti letto. Però abbiamo la camera ardente. Allora, questo mi fa un po' pensare che quello non diventa un centro di cure intermedie, ma diventa, non so, un RSA? Io non posso, mi dispiace, non sapete quanto io ci tenevo alla casa di comunità, all'ospedale di comunità, a COT, a fare una cosa per il distretto di San Benedetto del Tronto e dei comuni limitrofi. Non posso votare a favore, assolutamente, grazie. Grazie consigliera Bottiglieri, si è prenotato il consigliere Traini Andrea. Prego consigliere Traini. Sì, grazie presidente. Un breve accenno in sede di dichiarazione di voto
alla luce insomma anche quello di quello che è stato detto, in particolar modo anche del consigliere Bagalini, ma francamente non nemmeno lo volevo fare poi l'intervento, perché poi alla fine è stato sviscerato in maniera molto dettagliata la questione, che poi trae origine già da un precedente consiglio comunale dello scorso anno. Però poi quando si sentono alcuni interventi, un po' qualcosa, insomma, qualcuno deve ricordarle, perché insomma il consigliere Canducci, io ho capito che insomma è di uno schieramento politico diverso, però qui dobbiamo fare gli interessi della città, e fare gli interessi della città però bisogna dirle le cose. Sicuramente questo è un accordo che poteva magari essere fatto in maniera migliore, e questo sindaco glielo dico, perché ritengo che alcune situazioni, alcune questioni insomma lasciano un po' perplessi, sia il discorso del parcheggio, sia il discorso comunque sia anche del discorso diciamo dei 48 mesi, perché oggettivamente se non si dovesse rispettare quella data non c'è, e quindi anche in termini di valori economici non c'è una clausola che tutela l'ente dal punto di vista economico patrimoniale, perché poi è stata fatta una stima sulla base di quei 4 anni senza valutare quello che può essere il mancato rispetto di questo. Però dire che adesso la regione è diventata matrigna di bunda in bianco mi sembra eccessivo, visto che noi veniamo da 20 anni di saccheggio per la zona sud delle Marche, e dire da un esponente politico di centro-sinistra queste cose francamente fa rabbrividire, perché significa offendere l'onestà dei fatti, perché la sanità qui non va bene non da 2 anni, da 3 anni, ma va male da 25 almeno. Quindi almeno un po' di contegno dal punto di vista dell'onestà intellettuale ci vorrebbe. Chiaramente rispetto all'anno scorso molti passi in avanti sono stati fatti, come ricordava anche la consigliera Marcheggiani, sul fatto che comunque anche il valore di stima, che era approssimativo in virtù di una scheda allegata che erano di 109.000 euro, se non ricordo male, adesso parliamo di ben altro importo, 553.000 euro, che però anche qui bisognerebbe affrontare una questione, ossia se ci fosse stata l'opportunità, perché adesso mi sembra anche abbastanza tardi. E se invece a livello procedurale, visto che comunque all'esito di tutto l'iter comunque la piena proprietà verrà ceduta, quindi non è che rimane il diritto di proprietà per 99 anni, se avessimo considerato a livello tecnico, poi bisognerebbe vedere se era fattibile il diritto di proprietà fin dal principio, magari i valori in favore dell'ente sarebbero stati più elevati, perché un conto del diritto di proprietà è un conto del diritto di superficie, giusto per dire. Quindi insomma le questioni da affrontare forse sarebbero state diverse. Un dato è oggettivo, o almeno spero che lo sia, il fatto che finalmente si comincia a mettere a terra, perché adesso va di moda questo termine, mettere a terra insomma, i soldi, gli investimenti per questa casa di comunità e ospedale di comunità. Spero che questo prenda avvio a breve, come promesso, sia in commissione che nelle varie riunioni, però è chiaro che le perplessità che abbiamo sono molte, e quindi questo ci comporta insomma in un'astensione, anche perché poi lo scorso anno per motivi contingenti tra l'altro non partecipammo alla votazione, e quindi questo è quanto. Grazie. Grazie consigliere Traini. Si è prenotato nel frattempo il consigliere Piunti Pasqualino. Prego consigliere Piunti. Grazie presidente, buonasera a tutto il consiglio comunale. Io non andrò a ringraziare nessuno, ma mi limiterò a fare un appello, oltretutto reiterato, quello che sulla sanità le divisioni, gli accenti, le situazioni che non tendono ad aggregare sono penalizzanti per questa città. Quindi non cadiamo ancora una volta nel tranello che non siete d'accordo voi, quindi le risorse, le attenzioni vanno verso un'altra parte. Quindi non ringrazio nessuno, ma invito tutti quanti, se veramente vogliamo il bene di questa città e la sanità è un diritto di tutti quanti noi, soprattutto la sanità pubblica, ad essere coesi e andare verso quella parte. E qui c'è la nota dolente, che questa amministrazione, l'ho detto anche l'altro giorno in commissione, non ha saputo fare gruppo. Quindi certo che ci vuole una sinergia con la regione, ci vuole una sinergia con l'AST, ma soprattutto ci vuole una sinergia con tutto il territorio. Quindi dobbiamo essere bravi a fare questo, ma soprattutto ci vuole una condivisione con il Consiglio Comunale.
L'anno scorso, il 25 di agosto, quando siamo venuti in consiglio per la prima volta con questa delibera, abbiamo scoperto che da febbraio del 2002 c'era questa situazione, il Consiglio Comunale non sapeva nulla. Poi dopo, grazie alla Commissione, siamo arrivati a una soluzione di trasparenza, di capirci qualcosa. Quindi l'apertura di credito che noi abbiamo dato sempre, oggi non ci sentiamo di darla. Non ci fidiamo della... L'altro giorno l'ho chiamato carisma di questa amministrazione, del modus operandi, va bene, va meglio, che in questi mesi, questi quasi due anni, non ha dimostrato di portare a casa dei risultati cogenti. Quindi, come diceva anche il mio collega, il nostro voto sicuramente non sarà contrario, ma non può essere assolutamente favorevole per le motivazioni che vi ho detto. Grazie consigliere Biondi, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Adesso apro la votazione per l'emendamento legato alla delibera dell'edificio adibito alla casa di comunità, ospedale di comunità. Quindi Fabrizio, apriamo la votazione sull'emendamento. Chiudiamo la votazione, 13 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti, il Consiglio... Scusate. No, 8, 20, 20. Manca Umberto Pasquali. Qualche disappunto... Allora, bene, scusate, chiudo la votazione, 14 favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti, il Consiglio approva. Adesso votiamo la delibera emendata. Dai no al... non è... Merli Sabrina al voto. Chiudiamo la votazione. 14 favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti. Il Consiglio approva. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. De Ascanis e Pasquali al voto. Chiudiamo la votazione, 14 favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti, il Consiglio approva. Ore 20 e 26, dichiaro concluso il Consiglio Comunale, una buona serata a tutti. Streaming.